Centro storico blindato per il passaggio della settima tappa del Giro d'Italia. Non poche le strade della città soggette a diveto di transito e di sosta in base all'ordinanza del 10 maggio firmata dal commissario straordinario Giuseppe Guetta. Dalle ore 15 di oggi alle 18 di domani è istituito il diveto di sosta di tutti i veicoli in piazza Garibaldi, dove è sospeso anche il parcheggio a pagamento. Sempre in piazza Maggiore è vietato anche il transito dei veicoli dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di domani. Dalle ore 5 del mattino alle ore 15 di domani è istituito un divieto di sosta o rimozione forzata di tutti i veicoli su Piazzale Ruggeri, via Circonvalazione Orientale, dalla intersezione con Via Lir, alla intersezione con Piazza Tresca e in Via Fiume, con esclusione di quelli al seguito della manifestazione ciclistica. Dalle ore 9 alle ore 13 di domani è istituito un divieto di transito in via Iapasseri, Piazzale Ruggeri, via Circonvalazione Orientale, dall'intersezione con Via Lir all'intersezione con Piazza Tresca e in Via Fiume. Dalle dalle 5 alle 15 di domani divieto di sosta anche in via Papa Giovanni XXIII, dall'intersezione con via Iapasseri all'intersezione con via Cappuccini. Un divieto di transito e di sosta è istituito infine dalle 5 alle 15 di domani in via Federico II, via Marselli, Largo Mercatello, con l'esclusione dei veicoli al seguito della manifestazione ciclistica, l'appuntamento per il passaggio della Corsa Rosa e per domani alle ore 11.30 in piazza Garibaldi.